Oggi voglio provare un gioco particolare, un indie game che è uscito a fine 2018, proprio a dicembre, credo, di cui se ne parlò un bel po', prese degli ottimi voti, tutti 9, 8, forse pure 10, non ricordo. Fa parte di quella nicchia di indie game particolarmente riusciti, che riescono a scuotere un pochettino il pubblico, venendo definiti come arte videoludica. Qualcuno di questi, io di solito non faccio molti indie game, perché il 90% sono dei flop pazzeschi. Molti ci trovano delle idee geniali, però sono cose che interessano agli sviluppatori o ai team che devono investire su giovani talenti, allora gli interessano le idee geniali. A me, da videogiocatore, interessa più la totalità del videogioco, che non sia solo un'idea, ma un prodotto che abbia un qualcosa che ti spinga a giocarlo. Ma vediamo di cosa si tratta, perché non ne ho comunque idea, ho visto soltanto degli screen, quella, ho letto i voti e basta, quindi vediamo di cosa si tratta e spero che sia bello da vedere oltre che da giocare. Che dire, c'è ancora qualcuno che dice che i videogiochi non siano arte? Non lo so. Direi che l'inizio, anche se semplice, già ha avuto il suo impatto. Sicuramente è strano e accattivante il design del personaggio. In alcuni momenti si vedevano le mani, e in altri no, ci sono queste punte nere, quindi non ho capito bene solo questa cosa. Io quando inizio i giochi, non so se l'avete notato, vado sempre indietro rispetto al percorso che capisco. Vado sempre indietro.
sempre la paura di perdermi qualcosa di nascosto. Comunque questa creatura... Ah, c'è un tasto per sedersi. La chiamo creatura perché ancora non si sa che cosa sia. Mi ha ricordato un po' le Milfanito, quelle creature che c'erano su Dark Souls, che stavano praticamente a servizio di alcuni re imprigionate soltanto a cantare. Quindi questa creatura ha perso apparentemente la voce e boh, non si è capito altro. Stava su una mano che si è sgretolata, non penso sia metaforica perché è vero, davvero caduta dal cielo. Le musiche, tra l'altro, bellissima l'intro. Degli indie che ho giocato che mi hanno colpito sono stati Inside, che mi è dispiaciuto non registrare perché lo giocai prima, quando ancora non caricavo i gameplay, e comunque non avevo modo di registrare i gameplay della Switch, che su PS4 è più semplice, bastava usare il tastino della condivisione, mentre per registrare quelli della Switch ci vuole proprio l'acquisitore esterno. Oh, cos'è? Un paguro. Bellissima questa ambientazione così semplice, però riescono a incuriosire con poco. Ci sono macerie di qualcosa. Siamo in un caduta. Ah, ora possiamo pure saltare. Vediamo se hanno aggiunto altro. Questo gesto che non capisco se cerca di cantare. Non so nemmeno se sia italiano o no questo gioco, se avrà delle scritte, dei testi. Bene, per ora non, come piace a me, inizia senza tutorial. Dobbiamo capire noi cosa fare e dove andare. Speriamo che continui così. C'è anche un altro bellissimo gioco, un altro indie che vi consiglio, Rime. Davvero stupendo. Ok, questo sarà un gioco, mi sa, con enigmi ambientali, cioè di quelli che noi dovremmo capire come cosa fare e come poter continuare. Si è mosso. Veniamo da qua, vero? No, da sotto. Oh, pezzi di macerie che camminano. Però sembrano soltanto di design, diciamo. Thank you.
tasti doppio salto, no. Questa mossa ancora non ho capito che serve. Sembra di intuire che si attivano due di queste palline rotanti, palline rotanti, non so come cosa siano, e me ne manchi una terza per fare qualcosa, forse per completare una sorta di ponte. Sì, perché la terza diventa rossa come ad avvisarmi, ehi, vedi che ti manca una. Ok. La interpretiamo così per ora. Vediamo. Vediamo se si sale ancora. Ah, e lì ce n'è una. Vediamo se... Che però... E come ci arriviamo là sopra? Non sembra essere fattibile per ora. Allora vediamo se c'è un'altra. Comunque si sale, è molto verticale come gioco, si va salendo. Cos'è sta cosa? Ah, è tipo un... Non lo so, volante. Ok. Non siamo sulla terra, quindi. A scanso di equivoci. Però è difficile capire i punti dove poter salire o no, perché sono disegnati un po' in queste linee sottili. Ok, quindi più pallini ho in posti più lontani posso si formano dei ponti di cose lucenti. Quello giù significa che posso scendere? Ok. Vabbè, però la mia prima intuizione comunque intanto era giusta, quindi proseguiamo. Non so se è proprio quella dove eravamo noi all'inizio, che mi sembra un po' troppo lontana. No, infatti ce n'è più di una. Un'altra mano. Bello è bello, però
Colore rosso. Abbiamo recuperato il colore rosso. Giusto, perché comunque io ho ipotizzato all'inizio che fosse un gioco basato sulla tonalità e la musica, sia per il fatto che gli mancasse la voce e comunque suono delle note, però non mi ero totalmente completamente accorto che assenti il colore dal mondo. Forse è questo allora il tratto principale, o tutte e due. Un mondo bianco, totalmente bianco. E ora abbiamo recuperato il rosso. Diventato con una tonalità strana ora con questo rossiccio. Ah, ci sono dei fiori rossi. Qua sembra esserci un'indicazione per qualcosa, un disegno. Due pallini e una torre. Che però non riesco a interpretare. Bello. Non so cosa sia successo, per ora resta tutto sul vago. Beh, almeno qualcosa di vivo c'è in questo mondo, quindi gli uccellini ci sono. E qua c'è un altro indizio, sì. Caspita, sembra che voglia dire sempre che occorrono un certo numero di pallini per fare qualcosa. Nel primo erano due e noi ne avevamo tre. Nel primo ce n'è due e indietro non si può tornare più, ok? Nel primo c'è due, noi ne avevamo tre, ora non ne abbiamo più nemmeno uno, è che si sono depositati là sopra. Posso intenderla come un passaggio di livello? Boh. Vediamo. Va bene che è iniziato da pochi minuti, però sembra già un po' troppo criptico. Forse eccessivamente, penso. E quindi Altra volta, qua non si sale. Bene, e allora, calmo. Indietro non possiamo andare. Altri comandi. Sto caspita di canto. No, indietro non si può andare. Qua non si fa nulla. No. Qua ah, che sono scemo. Vabbè. Chissà se si...
Sono una tartaruga, 1, 2, 3, 4 e 5 pallini. Mentre il disegno di sopra era 8. Allora noi veniamo da sopra, qua a sinistra non c'è niente, quindi l'unica strada pare questa. Wow! Abbiamo fatto una bella discesa nel profondo rosso. Abbiamo una luce attorno. Siamo scesi un bel po'. Chissà se continuando a giocare avrà un senso questo percorso, se si capirà cosa stiamo facendo. Io mi perdo queste linee di colore in cui si può salire. Ah, sta muovendosi solo. Allora lo interpreto come un momento di stacco, di transizione, quindi carico questo pezzetto, vedo se a qualcuno interessa questo tipo di gioco, se non lo segue nessuno me lo continuerò da solo, mi sa. So.